Tra il 1910 e il 1930 il calcio italiano annoverava quattro squadre piemontesi capaci di contendere al Genoa britannico, Juventus, Torino, Inter e Milan il primato nazionale. Erano i club del cosiddetto quadrilatero, Provercelli, sette scudetti, Casale, uno scudetto, Alessandria e Novara. A queste squadre è dedicato il libro di Luca Rolandi, Quando vinceva il quadrilatero, 1908-1928, gli anni d'oro del calcio piemontese, edito da Bradi Polipri di Ivrea. A Palazzo Lascaris. E chi era più grande tra Giovanni Ferrari, Silvio Piola, Luigi Bertolini, i grandi protagonisti del quadrilatero, ancora Matteia, Caligari, Monzeglio? Se devo dire, Silvio Piola è il più noto, il più conosciuto, anche il più ricordato, ma Giovanni Ferrari è stato veramente un grandissimo del calcio italiano forse un personaggio che andrebbe eh, ricordato e la sua figura, mh, oltre che il suo stile eh, e la sua capacità tecnica, eh, raccontate ai giovani. Luca Rolandi ci racconta in modo impeccabile la storia del quadrilatero, quando il calcio era un sogno, era un mito, era fantasia, era letteratura. E lavori così sono importanti perché il calcio non è soltanto un fenomeno sportivo, ma è un fenomeno poetico, un fenomeno sociale e un fenomeno storico.